Io, Antonio Spena, sto scrivendo queste memorie di immagini, perché il ricordo, la storia e la cultura di una comunità non vadano perdute. E sto parlando del quartiere Bella, alle porte della grande città di Lamezia Terme. È un libro di nostalgia, di voglia di ricreare odori e sapori di un tempo. Sono entrato nelle case della gente di Bella. Ho chiesto e ottenuto il permesso di utilizzare le foto fornite con disponibilità dalle famiglie. Alcune perfettamente conservate, altre un po' sgranate e sgualcite, recanti i segni del tempo e del passato. A tutti gli uomini e donne costretti ad emigrare, che non sono riusciti a vivere pienamente il paese, ma lo porteranno per sempre con loro nel cuore e nel tempo. E a quelli rimasti che conservano intatto lo spirito e la memoria. La chiesa della Natività Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, fu eretta a parrocchia da Monsignor Barberi il 7 marzo 1857. La chiesa fu edificata nel 1835 ed aperta al culto il 1852. La costruzione delle navate laterali, della sacrestia e del campanile ebbe inizio nel 1867. Primo parroco fu Don Raffaele Franzì, nato a Gizzeria e ordinato il 14 giugno 1851. La chiesa della Spina, elevata a santuario l'8 maggio del 1994, è l'edificio sacro più antico ed ha conosciuto vari interventi e trasformazioni. Vi si venera un dipinto sul muro raffigurante la Vergine in trono con bambino, risalente al XII-XIII secolo. La tradizione vuole che un contadino, andando nel bosco a fare legna, ebbe la visione di una donna bellissima che lo invitava a roncare lo spineto che si conserva ancora appoggiato al muro della chiesa della Spina. Eseguito l'ordine, l'uomo vide comparire un dipinto parietale che raffigurava una Madonna con bambino. Avendo fatto quanto richiesto, la signora gli fece dono di una moneta d'oro con la quale, per più settimane, provvide alla necessità della famiglia. In seguito all'evento miracoloso in quel sito si costruì una chiesetta intitolata Santa Maria detta la Bella. Nel 1994, Monsignor Vincenzo Rimedio elevò il sacro edificio a santuario mariano. Negli ultimi anni, sia il dipinto che l'edificio sacro sono stati restaurati. I parroci, che dal 1857 si sono succeduti alla guida spirituale di Bella, sono Don Raffaele Franzì, Don Pasquale De Sensi, Don Pasquale Costanzo, Don Pasquale De Sensi, Don Alessandro Talarico, Don Giuseppe Cerra, Don Eugenio Zaffina, Donaldo Figliuzzi. I sacerdoti nati in territorio di Bella sono Don Felice Viterbo, Don Francesco De Sensi, Don Giuseppe Cerra, Don Pietro De Sensi, Don Pasquale De Sensi, Don Giuseppe Palazzo, Don Giuseppe Pileggi, Don Michele Cittadino, Don Pasquale De Fazio. La storia di questo paese è fatta di uomini e di donne che hanno lottato e combattuto per una vita migliore, per la giustizia e la legalità. Hanno scioperato e incrociato le braccia contro i padroni con umiltà e cocciutaggine. Hanno pianto e riso, si sono rallegrati, a volte disperati, ma sempre con la dignità che li contraddistingueva. Gli uomini hanno abbracciato gli ideali della libertà e della patria, andando a lottare anche in terre lontane per l'onore dell'Italia e per fame. Hanno lavorato anche per 12-13 ore al giorno sotto quel sole cocente dei mesi estivi, in quegli inverni freddi, con piogge frequenti, per un pezzo di pane e una misera minestra. Le donne, dal carattere forte come un macigno, erano semplici, belle come le rose,
dallo sguardo dolce e sincero, incline all'obbedienza e al rispetto. Lavoravano nei campi, aiutando il marito nei lavori o a fare le braccianti, sorreggendo la misera economia della famiglia. Questa è in parte la memoria storica della gente di Bella, gente che molto probabilmente non ha avuto visibilità, ma ha portato amore, affetto e riconoscenza per questo luogo dove ha vissuto per tanti anni. Penso che ricercare le nostre radici è un punto di riferimento. La loro vita è stata piena di stenti, di fatica e dolore, ma vissuta sempre con dignità. Figure di persone di umili origini che nel tempo hanno saputo crearsi una ricchezza straordinaria. Ho voluto portare alla luce questa opera di memoria e di ricordi anche per le nuove generazioni affinché questa gente non restasse nell'oblio. Queste foto e queste immagini raccontano la nostra storia. La storia della nostra gente, la storia di questo paese. Donne e uomini normali che hanno fatto grande questo luogo. Oggi i nostri figli vivono senza storia e senza passato, e quindi per loro sarà molto difficile vivere il presente e il futuro. Ricordo la fanciullezza e la mia giovinezza e quegli anni che mi hanno portato ai tempi nostri. Sono diventato un uomo, una persona adulta, un padre di famiglia, una persona responsabile. Vorrei una scusa per ritornare a quei tempi. Vorrei fermare il tempo e farlo tornare indietro per alcuni attimi, affinché potessi vivere quei momenti che hanno formato il mio carattere, la mia tempra di uomo. Ti parlerò di quando bambino andavo al mare, di quando rincorrevo gli aquiloni per i prati verdi fino all'imbrunire, senza stancarmi mai, di quando entravo in quel magazzino freddo e umido d'inverno, caldo e afoso di primavera, pitturato di bianco con la calce, per imparare l'alfabeto e le vocali ed a leggere e scrivere. Ti parlerò di quegli uomini dal viso scavato dalla fatica e dai sacrifici, delle donne forti e coraggiose, di leggiadre ragazze che andavano alla fontana apposta al centro della piazza a riempire le brocche d'acqua, consce che quella era l'unica scappatoia per uscire da casa, per incontrare e vedere l'innamorato o per farsi adocchiare furtivamente dai giovanotti da moglie, fermi in piazza, poggiati all'inferriata con la sigaretta tra le mani. Di ragazzi che scorazzavano per i vicoli del borgo, di bambini festanti tra le braccia delle mamme, di case, dalle facciate grigie e dalle strade non catramate. Adesso non ho più la forza e forse neanche l'istinto di cercare e volere alcune cose, tranne poter rivedere la mia infanzia e la mia fanciullezza, vissuta in quei vicoli del borgo dalla mattina fino all'imbrunire a giocare e a far schiamazzi in quegli anni giocondi della breve vita. Vi partecipava tutto il paese, gli uomini in giacca perché allora questa era l'usanza. Il corteo funebre si snodava per le strade del paese attraversando la città di Nicastro. Partiva da Piazza Roma e si muoveva per via Lazio, passando per via Duca d'Aosta, Chiesa della Pietà, e si incamminava per via Capitano Manfredi raggiungendo Piazza d'Armi e proseguendo per il Corso Nomistrano davanti al municipio e alla cattedrale. Raggiungeva la postazione finale, il sottile confine tra la vita e la morte, il cosiddetto Lauro, dove in quei tempi si trovava un grande albero di alloro, cioè via Indipendenza, dove adesso c'è il mulino di Sant'Antonio. Inoltre, chi aveva la disponibilità economica chiamava ad accompagnare il corteo funebre le giovani orfanelle del brefotrofio delle monachelle di via Garibaldi, le quali si posizionavano davanti al feretro ai lati del corteo, precedendolo, e rare volte venivano ingaggiate i ripetienti, donne pagate dai familiari per piangere ad alta voce e con lunghi lamenti il proprio caro. Poi la bara continuava per il cimitero per la tumulazione della salma. Proprio lì il corteo si fermava insieme alla marea di gente che aveva accompagnato il feretro per l'ultimo caro saluto. E poi si tornava al paese, in silenzio, tra i pianti e il dolore profondo dei familiari, con i portatori di corone stanchi e affaticati perché erano ingombranti e pesanti. Con il passare degli anni il corteo venne accorciato
e decisero di farlo fermare per l'ultimo saluto in via Duca d'Aosta, vicino alla chiesa della Pietà. Così le distanze diminuirono. In seguito pensarono ancora di abbreviarlo alla via Lazio fino alla famosa curva da Asurdata. Sito così chiamato perché nel Regno delle Due Sicilie, non essendo imposto dalle autorità il servizio di leva, nel 1860 fu emanato un decreto dove si invitavano i giovani ad arruolarsi nell'esercito. A Bella solo Giuseppe Costantino, classe 1840, vi aderì. E siccome la madre abitava nelle vicinanze di questa curva a forma di ferro di cavallo, ogni volta che si parlava di lei, al nome si aggiungeva da curva da Asurdata. Da alcuni decenni non si accompagna più, se non per poche decine di metri dalla chiesa, fino alla fine della piazza, che è l'ultimo palcoscenico per il morto che se ne va tra i pianti dei parenti e gli applausi dei presenti. Poi, per lungo tempo, gli uomini, parenti del defunto, si facevano crescere la barba, portavano la cravatta nera e dal braccio sinistro della giacca una fascia nera in segno di lutto. Le donne vestivano di nero, tenendo in testa un fazzoletto che copriva gli occhi, e lo toglievano solo la sera quando andavano a letto. Durante la veglia funebre le donne piangevano ad alta voce, graffiandosi a volte la faccia e battendosi il petto. Questo modo di piangere il morto era un'antica tradizione originaria dell'antica Grecia. In casa per tanto tempo non si cucinava e neppure si accendeva il fuoco, ed erano i parenti stretti e gli amici in quel tempo che rifocillavano i congiunti del defunto prenotando il turno. Alle porte si attaccavano dei nastri neri che dovevano restarvi fino a quando il sole li scoloriva e il vento non li portava via con sé. La tradizione imponeva quei modi di agire e di comportarsi talmente arretrati che oggi noi stessi ci vergogniamo e vorremmo non averlo fatto mai. Vedi, amico mio, un giorno ti accorgerai quanto è breve la vita e ti chiederai se hai fatto tutto quello che desideravi senza imposizione, senza costrizione. L'unica cosa che non si può sconfiggere è la morte. Achillo Mundu un niragamu nenti, niragamu una cammisa ianca e puro l'anima a Dio siccilai pur mintuta. A quel mondo non ci portiamo nulla, portiamo soltanto una bianca camicia e l'anima a Dio se gliel'hai promessa. Mi chiamo Maria Godino e sono nata a Bella da una famiglia povera e modesta. Era composta da 11 figli, io ero la primogenita. Non ho frequentato nessun tipo di scuola poiché a casa mia c'era bisogno anche delle mie braccia per aiutare l'economia della famiglia. Avevo appena 15 anni e avevo già molti pretendenti, ma mio padre non voleva che convolassi a nozze perché diceva che dovevo lavorare per aiutare la famiglia. Ce n'era uno in particolare che mi piaceva tanto, si chiamava Gennaro, ma non potei coronare il mio sogno d'amore. Tanti mandavano un basciaturi a casa mia, purtroppo non c'era nulla da fare, dovevo restare zitella. Ma questo io non lo volevo. Intanto il tempo scorreva e con tutti i nodi mio padre ero arrivata alla bella età di 34 anni e di quei tempi per una ragazza era già tardi per sposarsi. Io soffrivo, ma avevo tanta fiducia perché era una bella ragazza. La gente diceva che chi sposava Maria Godino non aveva bisogno di comprarsi un pinnillo perché era già bella di sé. Poi un giorno una comare venne a trovarmi a casa e mi porta ambasciata di un certo Giuseppe Spena che desiderava fidanzarsi con me, con l'accordo di aspettare ancora un anno prima di sposarci in quanto doveva fare prima la raccolta. Siccome il ragazzo mi piaceva ne fui entusiasta, dissi alla donna del vicinato di riferire che anche lui mi era gradito, che ero d'accordo e che l'avrei aspettato anche 2 anni. Finalmente riuscii a convincere mio padre che mi dette il beneplacito. L'unico modo di vederci era quello di andare alla fontana in piazza Roma di buon mattino prima di andare a lavorare in campagna. Nel periodo di fidanzamento, quando Giuseppe veniva a casa, eravamo guardati a vista da mia madre, quindi non ci fu mai una carezza né un bacio, solo sguardi e occhiate affettuose. Ma io ero felice lo stesso perché mi portava rispetto e mi dava tante attenzioni. Dopo un anno di fidanzamento, finita la raccolta, finalmente mi sono sposata. Era il 29 dicembre 1941.
Avevo 35 anni. Il ricevimento l'abbiamo fatto a casa mia, in via Toscana. Agli invitati si offrivano liquori e dolci fatti in casa, poi un piatto di pasta e carne di capra e il nostro vino genuino. Dopo sposati siamo andati ad abitare in via Istria, dove abito ancora. Da questa unione sono nati due figli. Mio marito mi ha molto amata. Con lui ho vissuto anni di grande amore. Poi, nel 1970, mi lasciò per la vita eterna. Aveva 70 anni. Ho avuto una grande perdita ed ho provato un grande dolore perché ho amato tanto quest'uomo. Il lavoro, la fatica, l'amore per la terra. In quei tempi l'uva e il vino erano l'oro rosso per intere famiglie. Con loro hanno sfamato intere generazioni, mandato all'università i figli che sono diventati dottori.